E c'è un'altra iniziativa che ha fatto registrare il tutto esaurito, aprire le porte delle centrali nucleari in dismissione. Siamo andati con la nostra inviata Elisa D'Alto a visitare la centrale di Latina. Anche il conoscere come la dismissione avvenga, da un certo punto di vista, tranquillizza il cittadino, soprattutto chi vive qui nei dintorni come noi. C'è soprattutto curiosità tra chi ha approfittato dell'apertura eccezionale della centrale nucleare in dismissione di Latina. Nel 1963, a inizio attività, questo era l'impianto più grande d'Europa. Lo stop nel 1987, con il referendum che ha fermato la produzione di energia nucleare nel nostro paese. Nel 2000, la società pubblica Sogin ha iniziato il processo di smantellamento di questa, come delle altre tre centrali in tutta Italia. Nel momento in cui Latina si è fermata, la totalità del combustibile è stata allontanata. Abbiamo impiegato circa 10 anni ed è stata portata in Inghilterra per il riprocessamento. Quindi, allo stato attuale, qui diciamo, è presente solo la contaminazione residua dell'esercizio della centrale. I rifiuti radioattivi vengono stoccati nei depositi, ma oltre il 90% dei materiali non contaminati, soprattutto metalli e calcestruzzo, viene avviato al riciclo, un modo per ridurre l'impatto ambientale di un impianto che resta simbolo di un recente passato. Interessante capire che cosa succede e succedeva. Che cosa vi ha colpito di più? Che è tutto molto ben protetto. Tante volte noi abbiamo paura di ciò che non conosciamo, invece venire significa capire.